Allora, ciao ragazzi, oggi sono di nuovo qui con Alberto, venuto sempre, viene sempre spesso, sì, ultimamente, eh? Guarda, è così. E oggi, già che era qua, gli ho detto, sai che a sto giro li voglio far vedere, insomma, non la solita Jeep Wrangler preparata, omologata, che insomma le conosce anche lui, ve ne facciamo vedere spesso. Ma oggi parliamo un po' di overlanding, sai Alberto, perché ultimamente tu, vabbè, ne sai tanta da te di overlanding e il pane, però ho detto... Ma anche qui inizia a muoversi, tanto anche. E allora ho detto, oggi vi voglio far scoprire un po' che cosa abbiamo fatto su questo Wranglerino, che andiamo a vederlo subito. Andiamo a vedere. Allora Alberto, qui abbiamo una bella Wrangler passo corto. Ma questa era con la Jeepers Meeting, no? Sì, esatto, era con la Jeepers Meeting, insomma, appena omologata, appena preparata e subito a buttarla nel fango. Infatti vedi, ce n'è ancora un po', questo è ancora il fango di Maggiore, lo riconosco. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto alcune modifiche inerenti un po' a, insomma, a questa novità, l'Overlanding. Questa è una macchina che andrà in Corsica. Insomma, vedete la bella azzurro. Oh, e non piove mai qua. Peggio che Dubai ormai. Ormai, guarda. Esatto. E allora, insomma, ti faccio vedere. Andiamo dietro e vediamo un po' nel portellone che cosa abbiamo installato. Sì, perché giustamente questa macchina andrà in Corsica, campeggio, quant'altro. Allora serviva un gavone, serviva un frigorifero, serviva un po' di cose. Ho detto, insomma, andiamo un po' a scoprire che nuovi prodotti abbiamo installato. Ecco qui, Alberto. Bellissimo. Che dici? Che sì, dici? Ci piacciono. Ci piacciono e non conoscevo questo brand, questo americano. Brand, OVS, no, non lo conoscevo. E dopo che me ne hai parlato, sono andato a fare una ricerchina, effettivamente. Costruiscono cose bella, interessanti, sì. Vero? Dal video magari non si riuscirà a trasmettere, sì, questo feeling, ma vi posso garantire. Hai visto che al tatto prodotto, e sì, proprio anche a orecchio. Esatto. Si capisce la prodotto di qualità, sì, qualità prodotto i vidiuti, diciamo, questo, ecco. Soprattutto questo genere di camperizzazione, di questi prodotti mi è capitato di vederne parecchi, e se il materiale, le chiusure, gli agganci, le guide, tante volte sono molto leggeri, certo, cioè proprio fatti un po' a risparmio, no? E quindi proprio ti rendi conto che non ti danno un gran feeling a livello di resistenza, ma in questo caso devo dire anche perché gli ho già caricato buono. Una bella borsa dentro, che quindi, andando nel dettaglio, vedi qui sì, suo vano di carico, sì, questo vano di carico molto bello, con le sue con le sue guide, tutto in acciaio inox, verniciato a polvere, interno, come puoi vedere se zoomi, comunque tutto foderato in materiale, sì, resistente. Poi chiaramente, sì, beh, qui adesso li ho messo dentro, essendo una bella un discorso overlanding, qui abbiamo il nostro recovery bella, kit, sì, della Smithy Built, con tanto di catena, quindi pesa come la macchina. Esatto. La coperta termica, sì, per il frigo, che adesso andremo a vedere anche lui, certo. Però vedi che è quindi anche comodo, vedi, li metti dentro le tue cose, tutte le tue cinghiate, sì, per tirarlo, esatto. E quindi, insomma, è una roba molto 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 bella. E poi, non è finita, visto, guarda, no, che capisci la cosa più importante, esatto, il gavone è importante, ma se non è il tagliere dove vai? Esatto, se devi tagliare il salame sei lì, come fai? Parliamo di cose serie. Esatto. Questa la birra cosa, dove la appoggi? Esatto. Questa è una roba il pane dove lo tagli? Questa è una roba molto molto bella, quindi è il tuo bel tagliere, tacchete, tutto ovviamente scomparsa, quindi apri, chiudi, comodissimo. Esatto. E poi abbiamo anche la possibilità, un piano di lavoro, diciamo, un piano di lavoro, vedi, questa sarebbe la, diciamo, la parte superiore del gavone di carico, ha questo, anche qui questo sliding su cuscinetti, che si apre, ti dà la possibilità di caricare, e mi dicevi, impressionante, capacità di carico, sì, di questo pianale 200 kg, oh, sì, tanto, è tanto, sì, tanto, sì, 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 tanto. Esatto, questa è una roba molto bella. E per concludere ci spostiamo, questo lo rimettiamo, sì, al suo posto, vedete, così, tac, ok, lo chiudiamo, e qui abbiamo, beh, un'altra cosa molto molto bella, e beh, il frigo serve, Smithy Built, sì, serie Arctic, sì, non abbiamo sul mercato da una vita, sì, ovviamente l'hanno cambiato due o tre volte, facendolo sempre
migliorandolo sempre, ma fondamentalmente abbiamo un prodotto, un gran bel prodotto. Frigo con freezer. Esatto. Quindi anche qui dà la possibilità, anche in caso di viaggi lunghi, di avere temperature molto basse. E sempre con, in questo caso, con il nostro prodotto, ecco, visto che abbiamo, vedete, che figata, c'è un blocco di sicurezza, ovviamente lo si sblocca e guarda, e qui tac, scorrevole, e arriva fuori, così ovviamente per facilitare lo scarico, certo. E insomma abbiamo, e poi visto, hai visto che figata questo? Questo irribaltabile. È ribaltabile con due ammortizzatori a gas, anche qui decisamente di qualità. Esatto. E così vedi, ti facilita ovviamente l'estrazione, un domani vuoi togliere per metterlo per terra. Bravo. Poi noi vedi, abbiamo messo due cinghie incrociate, così se vai anche a far fuori strada, vedi, il frigo non è sempre bello, bello, va in giro e insomma stabile. Bello, prodotto notevole. E ci sta anche su un due porte che dice non c'è, e invece ragazzi elimini il tuo, se sei in due elimini il tuo sedile, la tua panca dietro, e effettivamente ragazzi hai un bel setup e ti permette di andare a divertirti. Overlanding ragazzi, overlanding, iniziate, è così, a familiarizzare con questa parola, perché sì, è un po' il trend del momento. C'è gente che l'overlanding lo fa da tutta una vita, quindi magari voi viaggiatori direte ma di cosa stanno parlando questi due? Esatto, si fa overlanding da tutta una vita, ma è vero, c'è tanta gente che ci si sta avvicinando adesso, certo, e quindi giustamente anche a questa nuova generazione di viaggiatori dobbiamo dare Il loro assolutamente setup giusto, studiato, con prodotti ovviamente made in USA come sempre. Eh sì, sai che amo la qualità e amo comprare da chi ha studiato queste auto, insomma. E niente ragazzi, allora alla prossima, salutiamo Alberto che ci è venuto a trovare. Ciao.